In tempi non sospetti siamo andati a trovare questo signore che oggi può fregiarsi del titolo di veramente organizzatore di eventi, perché è il caso di dirlo. Gian Mario Vettori, vicepresidente della Dinamo, Banco di Sardegna, patron anche di questo che è il Dinamo Lab, progetto che è partito in sordina, si sta ritagliando un posto importantissimo, non solo a livello nazionale, adesso anche a livello continentale. Intanto complimenti. Grazie. Gian Mario, si parte domani per una 3 giorni, una full immersion di questa Eurocup 2 che dovrà vedervi protagonisti. Sì, iniziamo domani tutta una serie di partite, 10 partite dove 5 squadre in un girone all'italiana in cui 5 squadre si affronteranno tra di loro, poi la vincente vincerà la Coppa, si potrà fregiare del titolo di campione d'Europa di Eurocup 2. Sì, è un appuntamento entusiasmante, spero che sia coinvolgente, spero che la gente rimanga contenta e si diverta a vedere i nostri ragazzi dare il massimo sul campo. Una stagione che vi ha visto anche protagonisti in Italia, 1000 problematiche, ne parlavamo poc'anzi con Coach Bisin, non dimentichiamoci che questi ragazzi hanno dovuto affrontare insieme a tutti gli altri il periodo del Covid, quindi rinvii di partite, insomma tempi anche biblici per i recuperi, tutte cose che magari grazie anche alla crescita del basket in carrozzina potranno essere risolti a livello anche federale, perché no? Certo, una cosa che io cerco sempre di puntuare dai ragazzi in carrozzina è l'abitudine a non lamentarsi mai per le difficoltà che circondano, che caratterizzano una stagione. Ne abbiamo avute, abbiamo avuto anche sfortuna, abbiamo avuto infortuni, abbiamo avuto giocatori che a causa delle norme sull'emergenza pandemica sono arrivati in ritardo. Qualcuno non è arrivato, abbiamo dovuto affrontare delle vicissitudini importanti. All'esito delle quali però direi abbiamo fatto un'ottima stagione, abbiamo disputato un'ottima stagione al livello delle aspettative che avevamo. Obiettivamente noi non abbiamo iniziato il campionato di quest'anno pensando di poter vincere lo scudetto, pensando di poter fare la semifinale scudetto. Noi abbiamo iniziato il campionato di quest'anno, lo dico sempre ai ragazzi, consci di aver fatto un passo in avanti rispetto all'anno scorso. L'anno scorso è iniziato un nuovo progetto attraverso una rifondazione del gruppo italiano. Noi abbiamo portato a Sassari dei nuovi ragazzi, Daniele Magri, Valerio 40, Billy Rovatti, che agli occhi dei più, anche degli addetti ai lavori, magari attualmente possono anche sembrare dei giocatori non di altissimo livello, però per noi sono dei giocatori futuribili, sono dei diamanti grezzi da lavorare, e attraverso il loro lavoro in palestra noi li faremo diventare dei giocatori di pallacanestro di alto livello. Questo è il nostro obiettivo e questo noi è un obiettivo che potremo conseguire soltanto attraverso degli step, attraverso dei gradini da salire, anche con le carrozzine metaforicamente. E una volta che noi avremo raggiunto il livello che ci siamo prefissati di raggiungere, ci guarderemo indietro, vedremo da dove siamo partiti e penso che saremo soddisfattissimi del risultato che abbiamo conseguito. Se poi il risultato finale, il prodotto finale ci consentirà di giocare le finali scudetto, giocheremo le finali scudetto. Se il prodotto finale ci consentirà di continuare a lottare per il quinto posto nel campionato, ben venga il quinto posto in campionato. La cosa fondamentale è creare un gruppo di atleti, un gruppo di amici, un gruppo che vada in campo a dare tutte le energie, a produrre tutte le energie che ha in corpo e lasciare in campo l'ultima goccia di sudore. È questo che si chiede ai ragazzi, si chiede di cercare di vincere, non di vincere, cercare di vincere, se dopo la squadra avversaria avrà fatto un canestro in più stringeremo la mano all'avversario. E questo è l'obiettivo che noi abbiamo attraverso questo nuovo progetto. Grazie Presidente, adesso parola al parquet, domani Palla 2 alle ore 11, Palla Serra di Mini, Eurocup 2, la Dinamo Lab c'è. Certo.